Il tartufo, con le sue tradizioni e i suoi saperi, come elemento che riesce a legare l'Italia perché la attraversa da nord a sud, si fa custode simbolo di un patrimonio antico da tramandare e valorizzare. Un sistema di valori che l'Associazione Nazionale Città del Tartufo vuole preservare e diffondere attraverso la richiesta di candidatura della cultura del tartufo a patrimonio immateriale dell'UNESCO, a sostegno della quale ha promosso un evento nella capitale italiana. L'abbiamo fatto su Torino grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, lo stiamo facendo su Roma proprio perché stiamo cercando di focalizzare in varie parti d'Italia questa nostra attenzione, questa nostra domanda che ci auspichiamo possa essere elevata dal governo italiano e anche all'UNESCO a Parigi. Per cui noi stiamo facendo di tutto per promuovere questo nostro impegno che si protrae ormai da 4 anni e che speriamo quest'anno veda finalmente un traguardo. Elegante e pregiata cornice dell'evento che ha celebrato il tartufo, organizzato da Umberto Masci, Palazzo Benucci. Ho chiamato subito Ida, che secondo me è la casa più bella di Roma, o quantomeno anche dei dintorni, soltanto con le opere d'arte. Qui si respira veramente arte a profusione. E quindi quale cornice migliore per presentare un prodotto d'eccellenza? Difficilmente io faccio entrare in questa cornice delle manifestazioni che non parlino di arte o cultura, ed è per questo però che ho ospitato questa manifestazione del tartufo, perché a mio avviso, e non solo mio, il tartufo è un'arte e una cultura per tutto quello che ha dietro. In tanti, tra rappresentanti delle istituzioni e della diplomazia e personaggi del mondo dello spettacolo, hanno voluto far sentire il proprio sostegno alla richiesta e al processo di candidatura, che va avanti anche con la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Dobbiamo sostenerlo con forza, con determinazione, perché il tartufo è buono e, come tutte le cose buone, è frutto dell'incontro di lavoro, di virtù, di amicizia, unisce l'Italia. È un prodotto di eccellenza come tanti abbiamo in Italia. L'Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua qualità dei prodotti, per la sua varietà di prodotti. E il fatto stesso che possa diventare patrimonio dell'umanità è un evento importante che dimostra come i prodotti italiani abbiano un riscontro a livello mondiale. Credo sia una candidatura forte, sicuramente è una candidatura molto interessante, fa onore al territorio. Se c'è una cosa interessante di questa candidatura è che è una candidatura nazionale. Questa è una serata come il fo con il tartufo. Io sono veramente entusiasta perché il tartufo forse è il cibo che preferisco, in assoluto. È una richiesta giusta, così come a Bob Dylan è stato dato il Nobel, e darei senz'altro al tartufo la sua posizione, il suo plasmon giusto. Tra gli altri ospiti Anna Fendi, Amr Elmi, ambasciatore egiziano in Italia, e rappresentanti di alcuni membri dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, i comuni di Alba, Norcia, Pietralunga, Valtopina, Fabbro, Ascrea, Bondeno, San Pietro Avellano e San Giovanni d'Asso.